Ciao a tutti, oggi non sono sola a parlarvi dei miei acquisti, ma c'è qui un'altra manina piccola, Ciao! mio figlio, ormai ha finito scuola, quindi è libero da compiti e da tutto, ma c'è anche il microbo piccolo. Ah, sei medio. Allora, innanzitutto vi parleremo delle cose acquistate per loro in questi giorni, dei libriccini per passare un po' tempo e dei colori. Iniziamo con le cose per Simone. Qualche giorno fa ho comprato per lui questo libro ad aggiunti, edizione del Borgo, che si trovano lì da loro, 6,90 e viene, era tutto celofanato, viene venduto con questa confezione di pennarelli da 6 della Carioca. Viene venduto con i pennarelli perché fondamentalmente si possono già usare sulla carta perché è molto molto spessa come carta, ma del libro ci parlerà Simone. Beh, i pennarelli li conoscete, sono pennarelli a punta sottile, classici, colori base, ecco qua, nero, marrone, rosso, giallo, verde e blu, qui sembra un viola, ma in realtà è un blu. Lo trovate anche nella versione per bimba. Sono dei disegni carini, vero Simo? Che disegni troviamo? Troviamo le Qui forse aveva già iniziato Simone. Cosa sono queste? Barchette. bacche, Quindi disegni da mostre, completare. Ecco, dei mostriciattoli carini, buffi da completare, sì, da colorare. colorare, tutto a piacere vostro. Bambini, ma lui ha 7 anni, ma si può comprare per bimbi anche un po' più piccoli. È carino perché gli insegna a tenere d'occhio, insomma, i tratti con tutti quei drettini per insegnargli a disegnare, ad esempio, questo dinosauro. Lui aveva provato un po' a fare l'astronave, è ancora da completare. Le facce. È divertente questo libro, Simone. Questo qui È divertente o no questo libro? divertentissimo. Divertentissimo, proprio per l'estate che sta arrivando. E poi ho comprato questi pennarelli stabilo, avevamo già la versione con la punta un po' più grossa, i Power se non sbaglio si chiamano, ottimi. Questi qui onestamente li ho comprati per i due colori fluo, che non sono facili da trovare tra i pennarelli dei bambini, ma il rosa ci ha deluso. Se Simone ve ne prova qualcuno, quale colore ci vuoi provare? Il giallo fluo. Il giallo fluo. Il giallo fluo come funziona? Vediamo, proviamolo. Qui giallo fluo è ottimo. Invece proviamo un altro colore. Boh, facciamo vedere che il rosa non funziona in realtà. Non so se questa confezione è un po' sfortunata, però vi avverto, potrebbe capitare. Vedete? Assolutamente bianco. Non segna. Proverò con dell'alcol. È costato pochino come pacchetto, 1,99 euro. Però è 1,95 euro, però anche è vero che sono soltanto 12 colori. Adesso cosa ci provi? L'azzurro. Azzurro? È un bel azzurro. Sì, boh, infamia senza lode questi colori. Classici colori a punta sottile, carino il pacchetto. Devo fare altre prove? Un Sì. altro colore ancora. Boh, il blu. E poi passiamo ad altro. E il blu è anche bello intenso. Benissimo. Saluto a tutti e passo avanti. Ecco Ciao! qui, questi sono i colori. Carini, sì, niente di eccezionale comunque. Da parte anche questi. Per il piccolino invece ho comprato questo qui, Super Mandala. Tante idee da colorare. Non è proprio per bimbi di 3 anni, perché lui ne ha 3 e mezzo, sì. Però siccome a lui piacciono i mandala da adulti in realtà, però quelli da adulti sono anche un po' troppo complessi, hanno troppi particolari, allora ho trovato questo qui che è proprio con immagini da bimbetti, ma è davvero grazioso, sono immagini semplici, è rilassante, lui già aveva iniziato qui, vedete un po', le matite colorate non le gestisce molto bene ancora, però si possono usare i pennarelli, quindi sicuramente quest'estate avrà un po' da fare.
Anche questo qui 6,90, hanno coperto il prezzo, ma era 6,90 anche questo. Sempre all'aggiunti. Poi passiamo ai miei acquisti di cancelleria. Su Amazon ho fatto degli ordini per dei libri che devo usare per un concorso e cercavo anche delle matite, come se io non ne avessi 100.000 già. Avevo trovato la Gold Faber, Faber-Castell Gold Faber, 0,59 centesimi. Se cercate anche adesso Faber-Castell Gold Faber, vi dà 0,59 ed è raffigurata una sola matita. Boh, ho detto 59 centesimi è comunque un buon prezzo. Le Gold Faber sono... Sì. Le Gold Faber sono comunque una tipologia di matita un po' particolare, professionale. Ho detto, vabbè, dai, 59 centesimi, proviamola. Non so se quel giorno l'operatore Amazon era particolarmente distratto, perché con mia grande gioia è arrivato tutto il pacchetto da 12 con 59 centesimi. È stata una bellissima scoperta, anzi una bellissima sorpresa, perché non è stata una scoperta, perché poi ci ho riprovato settimana dopo a inserire di nuovo questo prodotto, diciamo 0,59 centesimi, e ne è arrivata una sola, ma va bene così. Quindi mi ritrovo 12 matite per 59 centesimi, matita ottima, davvero davvero ottima, a parte che è con gommino e sono deliziose le matite con gommino, e poi è una matita di grafite sensazionale, ci credo che a livello professionale, perché è fantastica, della linea Gold Faber. Della linea Gold Faber ho le matite colorate acquerellabili ed è davvero uno scalino più su rispetto alle altre, quelle commerciali. Bene, poi come penne, matite, cosa abbiamo? Andiamo dopo ai quaderni. Ok, altra matita colorata. Come vi ho accennato, mi devo preparare per un concorso, ho acquistato due libroni così e sto sottolineando tanto, sfoderando tutte le mie matite fluo, ma vanno via molto facilmente. Ho trovato queste qui sfuse, non è fluo, è una classica matita colorata gialla, però siccome è un giallo molto intenso e ho già il pacchetto con 18 di questi colori e il giallo è adorabile, allora non volevo rovinare il pacchetto che ho e quindi ho scelto di acquistarlo sfuso, mi sembra 65 centesimi. Lo preferisco al fluo, onestamente, perché il fluo poi risulta a volte su alcuni tipi di carta scivola via, non segna in realtà, quindi lo passo 2-3 volte. Questo qui invece con un segnetto, vedete, questa è una carta molto liscia e molto sottile, sto appoggiando pochissimo la matita, segna benissimo, promossissima. Gommina fantastica della Pentel, per me è una novità, l'ho trovata in una mega cartoleria che c'è qui nella mia città, in un centro commerciale, per 69 centesimi. C'era della stessa tipologia ma marca Coinor, mi sembra, o Rotring, non mi ricordo, comunque una marca un po' più professionale, così super sottile, ed era 2,50 euro. Questa qui invece della Pentel, guardate quanto è carina, piccola per i lavori di precisione, 69 o 65 centesimi, molto molto carina, ne ho prese due, chiaramente ancora non l'ho usata perché uno, questi lavori di precisione non li faccio, due, ho già 1000 gomme aperte e in uso, quindi va bene così. Poi grande novità Tiger, in tantissime ci siamo trovate a guardare queste penne da Tiger, 10 penne, 1 euro, wow, bellissime, tutte colorate, con nostra grande delusione scrivevano tutte blu. Questo non so se l'estate scorsa, comunque qualche mese fa sicuramente. Questo giro che ho fatto da Tiger, l'ultimo giro, settimana scorsa, ho notato che non c'era il segno blu qui fuori. Allora, vediamo, e qui ho visto quella rosa che era qui in trasparenza così. Ho girato il pacchetto e ho letto penne a sfera, ogni penna scrive in un colore diverso. Evidentemente alle orecchie del signor Tiger sono arrivate tutte le nostre lamentele. Quindi ho detto dai, 1 euro, 10 penne colorate, le prendo. Ne ho presi due pacchettini perché non so se
le ritrovo più così facilmente. Adesso ve le provo. Vediamo l'occhiettino. Allora, sono carine perché ricordano le penne d'un tempo, le Corvina. Non so chi di voi ha la mia età le ricorda. Impugnatura fantastica, esagonale, no, più che esagonale, sì, comunque così, tutta scalanata. E scrivono discretamente: questa è la nera, non sono profumate, ma non chiediamo troppo. Questa è la marrone. Chiaro che non hanno un tratto alla Paper Mate, ma per un euro 10 penne colorate non è male, anche se si vogliono prendere per un bambino, una bambina, o da abbinare ad un quadernetto per fare un regalino. Mi sembrano carine. Azzurra, blu classicissima, e anche un bel blu. Poi abbiamo il viola, un bel viola, rosso super classico. Ecco, se c'è un appunto da fare è che sono a punta stretta. A me piacciono con la punta un po' più grossetta, questa sarà uno 07. Non male, però non si può pretendere tantissimo da un euro. Lo scrivono tutte, a differenza ad esempio delle Faber-Castell, che con grandissima delusione, dopo che le ho pagate più di 3,50 euro, no, che dico, più di 4,50 mi sembra, 10 penne, una sbava, una non scrive, una scrive a tratti, allora meglio un euro, e scrivono tutte, compreso il giallo, guardate qua. Non sono particolarmente brillanti i colori, però il tratto è continuo, quantomeno. Forse qui il blu ancora un po' stenta, ma considerate che sono nuove. Quindi, no, non profumano, anche se non fa puzza l'inchiostro, cosa che non è male. Mi sembrano davvero carine, quindi se vi trovate ad andare ancora le trovate, e non hanno, le distinguete da quelle degli anni passati, perché non hanno il tratto qui fuori, e vedete che questa rosa ha l'inchiostro chiaro qui. Comunque lo potete girare e leggerete che ogni penna scrive in un colore diverso. Ci hanno ascoltati, sempre il campo penne. È da tantissimo tempo che guardo queste penne qui, Ipercop, cartolerie varie, Carrefour. Non ho mai voluto prenderle perché ho troppe penne, ma proprio l'altro giorno dovevo comprare un astuccio appunto da portarmi dietro per questo concorso, per studiare più che altro, e non avevo un gruppo di penne che uno mi stesse nell'astuccio, anche se dubito che queste mi saranno, sono grosse, e due scrivessero tutte bene. O il verde scriveva male, o l'azzurro non c'era. Allora, 4,90 ho trovato queste penne della Pentel, che se non sbaglio nel gruppo Cartopazze qualcuno aveva già acquistato e aveva detto che erano fantastiche. Faccio un blocchetto oggi. Hanno una scorrevolezza fantastica. Quando dice ancora più scorrevole, non sbagliano. Guardate, non premo per niente. Sono tutti petti. Sì, amore. C'è mio figlio piccolino che gioca con i chiodini. Un regalino di oggi. No, è la meta. Ah, mio figlio medio. Va bene. Però sei più piccolo, di Simone. La punta è da 1.0. L'impugnatura è triangolare, comodissima, con la gommina qui. E si aprono a scatto e si richiudono da qui, quindi non fa lo scatto da qui sopra, ma di lato. Non sono gel, ma sono davvero scorrevoli, come se lo fossero. Guardate il fucsia quanto è bello, ed è un tratto bello. Cioè, anche se premo pochissimo la penna sul foglio, scrivono davvero bene. Dicevo, dubito che ci entrino nel mio astuccio, perché vedete, questo triangolo è davvero cicciotto, però va bene, le metterò magari in un altro vano. Sono molto molto belle, dei bei colori. Anche qui non particolarmente acceso l'arancione, però sono i colori principali e sono dei bei colori. Un bel verde, farò una riga sola, altrimenti non ci sbrighiamo più. Ancora delle cosette da mostrarvi. Oh, il verde scuro. No, il verde scuro. Questo azzurro, che non è troppo chiaro. Bello il tatullo. Bello, vero? Mm-hmm.
il blu, un bel blu, tratto deciso e intenso, e poi rosso e nero, rosso, un bel rosso anche qui. Poi invece nel pacchettino Faber-Castell il rosso scrive fucsia, non so come possa essere. A me non dispiace, perché a me il fucsia piace più del rosso, ma ci sono occasioni in cui serve il rosso, non posso scrivere fucsia. Bene, adesso lo posso scrivere vicino. È finita l'inchiostro? No amore. Allora, inchiostro ancora più scorrevole, asciugatura immediata, è vero, non sbavano, quindi anche i mancini possono andare sicuri. 8 colori, fusto triangolare ergonomico, meccanismo a scatto laterale, grip in gomma. Una penna davvero fantastica. Davvero effetto wow. Davvero, davvero. Queste pagate 4,90, sì, ve l'avevo detto. E questi sono i colori. Non male. Che ha sbavato un po' perché la penna era carica di inchiostro. Ecco qui. Bene, con le penne al momento concluso. Altro acquisto fatto di recente, sapete che quest'anno Topolino compie 90 anni, Paperino 85, ancora su Paperino non ho acquistato niente. Topolino è questo qui. Sul, proprio con il giornalino Topolino, per un periodo sono uscite delle cose commemorative, la targa, un albumetto, un vecchio fumetto e una volta anche questo notebook. 70 anni di Topolino. 6,90 euro l'ho pagato il giornaletto con questo cosino, però non potevo perdermelo perché, vedete, c'è anche il logo 70 anni di Topolino e il disegno raffigura un vecchio Topolino, tipo i primi disegni. Mi è sembrato molto carino, ma chiaramente non lo utilizzerò, è una cosa da pura collezione, come fosse stata la targa. È piccolina, da borsetta, fogli bianchi. Però questo va tenuto da parte e basta, va conservato. Molto carino. Sta buttando tutti i patti io. Non so se ve l'avevo già mostrato, perché era messo da parte, ma non so se ero arrivata a mostrarvelo in un vecchio video. Vecchia collezione maggio, credo, da Tiger. Blocchettone, blocchettino e tutti i vari post-it e segnapagina. Non ho amato particolarmente questa collezione giapponese, però questa qui con i fiori mi è sembrata primaverile, oltre che giapponese, sì, boh, va bene i ventaglietti, però è molto carina, con bei colori, pastello, 2 euro, non l'ho ancora usato, però è carino, tanto carino. Rubrichetta classica, è pagata 1 euro. L'ho scelta in questo colore azzurro e blu, la utilizzerò anche questa per il famoso concorso che devo fare e mi appunterò tutti i termini nuovi, e questa è una cosa che mi hanno insegnata al liceo, che tutti i termini nuovi li scrivevo in una rubrica e accanto scrivevo il significato. In realtà ce l'aveva insegnato l'insegnante d'inglese, con i termini appunto nuovi da cercare sul vocabolario e creare una sorta di nostro vocabolario, e io lo utilizzerò sui vocaboli italiani che magari meno frequenti, e per non andare a cercarlo ogni volta, per imprimerli insomma nella mente quando scriverò il significato qui. 1 euro ed è utilissima. Un'altra del genere, però con rosso e azzurro, la utilizzo per le password, tutte le password che ho nei vari siti, nei vari gruppi, metto tutto qui per ordine di lettere appunto. Altro quadernetto preso da Tiger, stranamente trovata ad 1 euro, non so se è il prezzo normale o se quel Tiger avesse sbagliato. Fogli lisci, mi sembrano anche staccabili, aspettate che non ho indovinato il verso, ecco. Mi sembrano anche staccabili perché comunque è quel piatto che prevede, non prevede puntine, quindi potrebbe anche, ecco, infatti viene via come fosse un album. Cioè io l'ho comprato più come album che come quadernetto, perché ha la grana e ruvida, vedete. Non è sottilissimo come foglio, guardate, e mi è sembrato carino, la parte rosa, poi c'era anche verde, mi ricordo se è turchese o acquamarina, comunque sul verde, e sono tanti fogli, 1 euro, mi è sembrato ottimo, e sono anche riuscita a far venire via quella odiosa adesivo che mette Tiger. Che c'è, amore? Tu hai
questo set di timbrini l'ho preso per il mio paperotto piccolo, ma ci gioca anche il grande ogni tanto. Meglio canna me. Non sono adesivi, sono timbrini. Canna me. Medio, sì. E sono dei classici timbrini che Tiger farebbe pagare in 6 timbrini 2-3 euro. Io li ho pagati 2,99 tutti. E hanno tutti questi animaletti. Non so se riesco a far vedere qualcuno. Alcuni si ripetono. Cioè, magari la scimmietta c'è in due versioni, vedete, c'è la scimmietta pazza, la scimmietta carina, l'elefantino anche in due versioni, però insomma, per far giocare i bambini è una cosa davvero carina. L'ho trovato da Aldi questo qualche tempo fa, però, ma non ve l'avevo mostrato proprio. Si presenta così, tutto inchiostrato, vedete quanto è carino. A te io voglio fare. Adesso te li do tutti, fammeli mostrare e poi te lo do. La zebrina, sono belli amore, vero? Mm-hmm. Ti diverti tu con questi? Sì. Quindi anche un bimbo di 3 anni si diverte serenamente, non fanno cattivo odore, non macchiano, sono davvero carini. Soltanto uno mi sembra che è sbagliato rispetto all'immagine che ha all'esterno, e se non sbaglio è il ghepardino, che c'è due volte il leoncino, non ricordo. Comunque sono carini, dai. Sono bellini, non macchiano troppo i fogli, anche per le aziende. Sì, amore. Tieni, ti do un foglio e ci giochi tu. Però sposta i piedini. Tieni. Ok, consegnati. Ho ricomprato questi sticky memo. Li avevo già comprati l'anno scorso, poi ho fatto dei lavoretti per dei bambini con cui lavoravo e li ho regalati a loro. Alla bimba tutti rosa e lilla, al maschietto i gialli e il verde. E sono comodi, 1 euro, sono tantissimi, appunto per questo libro che devo andare a studiare. Mamma, diciamo che sto comprando tutto il kit, però ancora non ho iniziato, ma ce la posso fare. Questo è 1 euro, lo sapete, e si trova sempre da Tiger. Andiamo ad una cosa che quando ve l'ho mostrata su Instagram vi ha scioccati ad alcuni. Più che su Instagram, su Facebook, sul gruppo Cartopazze. Questo quadernetto. L'ho trovato nel Tiger di San Giovanni la Punta a Catania in Sicilia. Mai visto, e nei Tiger qui a Udine non l'ho visto proprio. 1 euro, c'era sia questa versione per fare pratica con la calligrafia, che calligrafia è con la scrittura vera e propria, e un quadernetto di matematica dove c'erano operazioni più che altro, addizioni semplici, sottrazioni e qualche moltiplicazione. Quindi non c'era da far pratica con i numeri. Ve lo mostro adesso felicemente perché me lo avete chiesto parecchi, ma io non avevo fatto tempo a fare le foto. Qui c'è tutto da far pratica con le classiche letterine e vi lascio anche tanto spazio per fare le prove. È un po' astruso come quadernetto perché certe lettere hanno 2 pagine, certe altre ne hanno 1. Finite le lettere, e mi sembra lascia a disposizione delle pagine. Ah, qua ci sono tipo i simboli, però vedete, vi spiega. Questo è pratico per i bambini, spiega che movimenti fare, che tratti fare. Qui c'è lo stampato minuscolo, stampato maiuscolo. È brutta. Adesso la togliamo. E qui invece vi lascia dei foglietti liberi per esercitarvi con, non so, numeri? Non so, non saprei. È un po' strambo, per 1 euro, ho pensato che è carino. Non so se lo userò io, se lo darò a mio figlio il piccolino quando inizierà a crescere, se lo terrò da parte per da fotocopiare, se mi capiterà. Hai ragione, meglio. Va bene, se mi capiterà con i bimbi di scuola. L'ultima volta meta. Va bene, meglio. Poi, regalo di mia mamma, sono vergognosamente appassionata di penne, cioè spesso regala le penne. Mia mamma, che mi vede eternamente bambina, mi ha comprato questo Joe con queste penne allegate. Adesso le apro. Ho aspettato, cioè già l'ha comprato 2 settimane fa, ma io ho aspettato per aprirlo. Veramente io il Joe non lo leggerò, se lo leggerò sarà per capire cosa chiedono i ragazzini di adesso, perché io sono, saranno più di 25 anni che non compro il Joe. 20 anni, più di 20 anni sicuro. Cane e gatti, sono 3 penne, ecco qua,
Ah, oh, buono, non si può tirare. Devo aprirla. Ne apro una. Così la proviamo insieme. Oh, mamma mia, una fortezza proprio. Ecco. Allora, questa è tutta qua. Questa è col gattino e questa è col cagnolino. Ah, anche la colla. Oh, no, però viene via. Questa è col cagnolino. Penna in colori ovunque. Classica penna sfera. La proviamo qui, dove avevamo già provato altri. La portati qua. Una classica penna nera. Boh, non provo le altre perché saranno uguali. Dai, però carine. Anche da portare in borsa. Sì. Anche da portare in borsa è carina. I miei figli stanno facendo il pianizio di sottofondo. Adesso tutti i video che farò quest'estate troverete. Avrete sottofondo i miei figli. E cioè, vi farò sapere. Bene, andiamo al pezzo forte, pezzo finale. Ta-da! Ho comprato l'agenda. Ecco, scusate, ma si era interrotto il video. Allora, dicevo, ho comprato l'agenda nuova. È una Legami, penso che la riconoscete. Bradipino, io adoro i Bradipi. Ed è una 16 mesi. Va da settembre 2019 a dicembre 2020. Quest'anno ho voluto cambiare genere, ma siccome il video è già durato tantissimo, io intanto vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video infinito e a breve con altri video magari vi parlerò proprio di questa nuova agenda, vi farò vedere tutti gli inserti che ha dentro, faremo il confronto magari con l'agenda scolastica che avevo l'anno scorso e così potrò dedicare il giusto tempo a questa bellissima agenda della Legami. Ve la faccio rivedere, ecco così, un rosa pesca. E con questa immagine dolcissima vi saluto. A presto, ciao!